Vorrei proseguire il discorso iniziato nel nostro ultimo incontro sulla Quaresima per cercare di trarre qualche minima considerazione conclusiva. Attenzione all'ascolto della scrittura, della parola di Dio, da cui sgorga, da cui nasce anche la nostra propensione verso la conversione. Abbiamo sottolineato l'atteggiamento di fondo che deve caratterizzarci in questo periodo quaresimale che volge al termine e che la gioia dello Spirito Santo. Ricordiamo quello che dice San Benedetto nel capitolo 49 della sua regola: e con gioia di soprannaturale desiderio aspetti la Santa Pasqua. Che cosa siamo chiamati comunque a operare con questa gioia? Siamo chiamati a operare una conversione radicale, una conversione profonda. Ciascuno secondo la propria misura, ho detto nell'ultimo nostro incontro, secondo le proprie capacità. Non c'è una capacità standard. Io posso rinunciare, non so, a mangiare dei dolci, per dire, oppure a qualche altra cosa che mi sta più a cuore, per un altro è più faticoso, magari più propenso a rinunciare a qualcos'altro. Ognuno deve calibrare e valutare la propria misura, senza stare a considerare il traguardo raggiunto dall'altro. Senza dire, ma c'è riuscito quell'amico mio, quell'amica mia, ma c'è riuscito l'altro, ce la devo fare pure io. Può essere senz'altro un invito, può essere senz'altro un incentivo, però ci vuole di conoscersi e anche di valutare fino a che punto possiamo arrivare, cercando in tutto questo di non adagiarsi. Cioè di non arrivare all'eccesso opposto, di dire già che io non riesco a togliere nulla, già che io non riesco a eliminare nulla di superficiale, di superfluo dalla mia vita, rimango così come sono. Questo è un atteggiamento sbagliato e opposto allo spirito autentico della Quaresima. Il Signore in fondo non vuole grandissime cose, non ci chiede di fare pellegrinaggi a piedi, non si sa fino a quale santuario, oppure di fare chissà quanti giorni di digiuno, oppure di privarci di chissà quale cosa in maniera straordinaria. Ci chiede una cosa che è molto più faticosa. Ma che è molto meno appariscente ed è la trasformazione del nostro cuore. Trasformare il cuore significa andare a trasformare la parte interiore di noi stessi, la parte più intima, la parte anche più profonda e vitale. Significa andare a toccare il nostro senso di orgoglio, i nostri sensi di comodità, di autosufficienza, andare a toccare le nostre sicurezze. Vuol dire metterci anche un po' a nudo, senza i tanti vestiti che ci mettiamo addosso e che fanno da copertura. Abbiamo bisogno di lacerare
il cuore, non i vestiti. Abbiamo bisogno di entrare più in profondità. Ma questa conversione, ma questa trasformazione del cuore può sgorgare, può nascere solo dall'esperienza personale e profonda che il nostro Dio, il Dio di Gesù di Gesù di Nazareth, il Dio di Gesù Cristo, è un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, è ricco di grazia e di fedeltà. Siamo al cuore dell'esperienza del cristiano. Direi che è l'esperienza fondamentale di ogni cristiano. Chi non ha sperimentato in qualche modo la bontà, la misericordia, la tenerezza di Dio nella vita concreta può conoscere soltanto in teoria e soltanto come dottrina chi è veramente Dio, chi è veramente il nostro Dio. Perché gli manca questa esperienza gioiosa di essere entrato in contatto, in relazione con questa persona che si chiama Gesù e che ha preteso solo una cosa, la prima cosa che ha preteso, Dio, di voler amare l'uomo. Di poterlo amare fino in fondo e di volerlo amare fino al dono di sé. Ma è necessario fare questa esperienza gioiosa e profonda. Approfittare del periodo di Quaresima, approfittare della preparazione alla Pasqua per sperimentare questo dono, questa ricchezza, questa grazia, di sperimentarla nella gioia dello Spirito Santo, significa prepararsi bene a vivere il grande dono della Pasqua. Significa prepararsi bene ad aprire il nostro cuore alla trasformazione, alla conversione. Significa aver fatto un vero cammino di penitenza. È il più grande digiuno ed è la più grande penitenza che possiamo portare davanti a Dio, quando noi gli avremo aperto il nostro cuore e saremo riusciti a toccare minimamente questa esperienza gioiosa e feconda della tenerezza di Dio, dell'amore di Dio. Abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione, abbiamo bisogno di ripuntare a guardare verso il nostro Dio come un Dio misericordioso e pietoso. Se Dio si comporta così con me, se noi riusciremo a fare questa esperienza, saremo più pronti per trasmettere questa esperienza anche agli altri. Chi sperimenta questa grazia, chi sperimenta questo dono, può condividerlo anche con gli altri. Ed è questo il mio augurio nella preparazione e nel vivere la Santa Pasqua con la gioia dello Spirito Santo.